Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su PlanetWin365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su PlanetWin365.news. L'eleganza incontra la tecnologia. Lancia Ypsilon, da oggi nei nuovi allestimenti oro, platino ed eco chic GPL. Partono gli incentivi Lancia. Gamma Ypsilon Hybrid da 139 euro al mese con finanziamento interessi zero e rottamazione. E dopo un anno puoi tenerla o sostituirla. Anticipo 1600 euro, 11 rate da 139 euro e rata finale 12.058 euro. TAN 0 TAIG 381. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 dicembre. Fuori fa buio e un fuoco acceso suona sotto un cielo stellato. È qui che nasce Notte al Falò, il podcast Voice che ogni settimana propone un dialogo intenso e spesso sorprendente con alcuni dei più conosciuti cantautori italiani. È un momento per scoprire artisti e persone sotto una nuova luce e verificare se davvero le canzoni sono più belle di chi le fa. Io sono Nicolò Agliardi, cerca Notte al Falò sulla tua app di streaming preferita. Tra tutte le versioni di questo brano, e se ne possono trovare a bizzeffe nei vari periodi storici, credo che questa sia una delle migliori, soprattutto per quanto riguarda il mondo moderno, perché appunto è stata coverizzata questa canzone in ogni talent. Poi è un duetto molto X Factor. Agnelli viene da un anno da giudice da X Factor e ha portato questo brano, non proprio lui, Naip mi pare, e lui comunque era lì. I Maneskin vengono da X Factor e insieme insomma portano la vera essenza di una canzone che continua a stupire col tempo. Credo che la voce di Damiano sia proprio completamente incline nell'interpretazione di queste parole, di questa melodia, ti fa capire proprio emotivamente tutto il sottotesto. Manuel Agnelli, un'esibizione veramente simbolica. Lui sa divertirsi, si diverte, e quando si ritrova a poter duettare in queste situazioni proprio si vede tutto il suo amore per la musica, per quella musica, per quello stile che lui riporta, targato After Hour. E credo che questa versione sia veramente meravigliosa. La prova concreta sta nel fatto che ha fatto fare il grande balzo in avanti per i Maneskin, che erano fuori dai giochi per Sanremo, ma grazie a questo brano sono tornati tra i primi posti e poi grazie al pubblico sono arrivati alla vittoria finale. Io credo che questa cover sia stata fondamentale per riportare l'Italia sul tetto d'Europa all'Eurovision. Non c'è una vittoria all'Eurovision senza questo brano a Sanremo per i Maneskin e anche insomma la grande performance di Manuel Agnelli. Prima dell'esibizione, quando avevo letto i nomi e le cover, ero sicuro che sarebbe stata la canzone più cliccata, più in voga, più amata, più che è rimasta, perché chi si ricorda le altre cover? Sì, ce le ricordiamo alcune, ma questa è rimasta sempre lì, continua ad essere cercata, continua ad essere ascoltata. E insomma, ad oggi che i Maneskin hanno anche vinto l'Eurovision, è ancora più facile e più bello poter dire: la rimetto in play, me la godo. Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.